A Cadaval Face, ragazzi, e benvenuti in questa nuova parte di Silent Hill 2. Sì, esatto, né troppe ombre né troppe luci. Sì, si va sull'economico perché c'è. Comunque 5 o 6 tipologie di anatre le vorrei fare, chiaramente, e andrebbero viste da diverse angolazioni. Tipo, ecco, guarda. In realtà con lui si ha una buona reference, tipo così. Così, 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 capito? E magari una volta con la testa così normale, no, è presente le anatre così, una volta con la testa così, una volta con la testa così, una volta con le ali aperte, però, cioè, non è che devi fare quel disegno fantastico che hai fatto per il compleanno, per dire, ok? Basta una cosa molto più terra-terra, perché appunto non ti voglio portare via troppo tempo nel caso, però mi farebbe piacere appunto, no, anche poterti includere nei credits, eccetera. E poi se ti posso magari far guadagnare qualcosa sarei anche contento, semplicemente perché se non sei te è qualcun altro, quindi che de se devo pagare qualcuno per un lavoro come questo preferisco pagare mentre vedo cara imitare una papera, promette qualità, esatto. Ah, lo dico anche per quelli su YouTube, il mio gioco Feed Me Quack, il mio concept di gioco per un roguelike basato sulle anatre, ha vinto insieme ad altri 24 giochi su 250 una selezione del corso di Videogame Design and Programming del Politecnico di Milano e quindi verrà sviluppato. Molto bene. Va bene. Continuiamo. Allora, eravamo sì, qui. Ok. Che cos'era questo? Un ospedale, mi pare. Non c'è niente di interessante. E qua sotto però sì che c'è qualcosa di interessante, sembra almeno. Ed invece ma pubblicherà il gioco e metterò con tutta la mia classe a provare a portarlo e farti perdere tutto? No, in che senso? Mancava vero Acromio, incredibile lui. Ma, cioè, te sei sempre un passo avanti a me, come ti permetti? C'è scritto qualcosa sopra. Ah, piratarlo, ok. Grazie, Toreb. Mica se lo mettiamo in vendita costerà 1 euro, probabilmente, cioè. Poi non ci guadagneremo un cazzo perché Steam ti succhia tutto, ma insomma. Il potenziale per questa malattia è in ognuno di noi. Resident Evil? In determinate circostanze, chiunque uomo o donna passerebbe dall'altra parte. Cioè, il potenziale di questa malattia in ognuno di noi, cioè tutti potenzialmente la possiamo contrarre, possiamo avere. E tutti possono morire. Forse l'altra parte non è il modo migliore di descriverlo. D'altronde non esiste un muro tra un posto e l'altro. È lì dove si incontrano sogno e realtà. È un posto vicino e distante al tempo stesso. Forse l'altra parte non è il modo migliore di descriverlo, quest'altro posto. D'altronde, non esiste un muro tra un posto e l'altro. È lì dove si incontrano sogno e realtà. È un posto vicino e distante al tempo stesso. Alcuni sostengono che non è neanche una malattia. Non sono d'accordo. Sono un medico, non un filosofo o uno psichiatra. Ma talvolta devo pormi una domanda. È vero che per noi i suoi pensieri non sono che invenzioni di una mente malata? Ma per lui non esiste. Aspetta, è vero che per noi i suoi pensieri di Pyramid Head non sono che invenzioni di una mente malata? Ma per lui non esiste un'altra realtà. Inoltre, è contento dove si trova. Perché dunque, mi chiedo, dobbiamo trascinarlo nel doloroso mondo che è la nostra realtà al fine di curarlo? Quindi c'è questo pazzo, cioè pazzo tra virgolette, nel senso che noi lo riconosceremo come pazzo, ma questo medico non lo riconosce esattamente come tale, che normalmente diremmo andrebbe curato, ma lui dice no, non dobbiamo curarlo perché lui è contento così com'è. C'è qualcos'altro scritto a mano. Joseph mi ha dato la chiave. Probabilmente è la chiave della scatola.
Avrebbe gli easter egg, mi sa che saranno difficili da mettere in un progettino per l'università. Ci sono periodi in cui la mente ci odia, mister, non ti preoccupare. Poi passano. Ho la chiave del toro viola. Toro viola. Che stai facendo te? Ti stai rimettendo a posto i capelli? Vari tipi di carte e documenti, ma non c'è niente che possa essere di interesse per me. Ok, no, questo me lo fa rileggere. Leggere scatola dopo essermi visto il Razer, ah, che bello. Ok. Via, 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 non mi interessa. Mi interessa vedere la chiave, però. Allora, io ho raccolto questo. Vabbè, per ora teniamo quest'arma. Allora, questo ancora non si sa come usarlo. Chiave toro viola. C'è disegnato in viola. In viola un toro. Era sulla scrivania nella sala documenti. Combina con cosa? Ah, ok. Ce ne sarà più di uno. Ok. Allora, numero da 1 a 30. Ok. Allora, 8 e 29. Vai. Vari tipi di carte e documenti, ma non c'è niente che possa essere per me di interesse. Va bene. Ho usato un'anastrofe, avete notato? Dunque. Oh, se n'è andata finalmente la bastarda. Invece no, sarà qua. E lo sapevo io che eri qui, tanto. Non c'è niente. Allora, la mappa ce l'ho. Esatto. Va bene, esploriamo un po' in giro. Beh. Ok. Maresti trasporta off camera per non farsi sparare di nuovo. E io sparo a caso e vediamo che succede. Allora. Usciamo. Oggi sono usciti bene, ho paura. Allora. Ah? C'è qualcosa appeso sulla bacheca, ma non è niente di interessante. La serratura sembra rotta, non riesco ad aprirla. Quindi non possiamo entrare in farmacia, che probabilmente non vorrà dire farmacia, o almeno non avrà, penso, lo stesso significato che c'è nella lingua italiana. Forse è più stanza dei farmaci, tipo lo sgabuzzino. Rumori sempre molto allegri, devo dire. Te ti devi togliere. Raga, comunque non sento gli odori e i sapori, molto probabilmente Covid. Allora, riposati, se lava e vedrai che guarirai. Quindi. Siamo saliti di un piano. Sarà una cosa buona. Beccati questo, maledetta. No, scusatemi ragazzi per l'offesa sessista, ma veramente si è messa lì davanti, cazzo. Si è messa lì davanti, ma è scappata, vaffanculo. Io torno al piano di sotto, me ne frega. Non si può cominciare così, lo capisci? Non si può cominciare così. Va bene, ho capito, cambio arma. Ora ho sudato pure per Lazio. Che mi è venuta, porca miseria. Equipaggia. Prima volta ci abbiamo infartato tutti. Sì, ma questa si è messa davanti alle palle. Quello è il problema. Primo incontro con l'infermiera è molto bello. Erano infermiere, non ho nemmeno capito che cazzo erano, figure. È chiuso. Sì, però calmiamoci tutti un attimino, per favore. Io devo abbassare il volume, ecco perché mi sono cacato in mano. Quando gameplay di Cave Story, basta. L'ho giocato su 3DS io, tra l'altro. Gli avevo battuto anche una challenge
Difficilissimo. Serratura sembra rotta, non riesco ad aprirla. Ok. Ah, raga, vi ricordo, per chi non lo avesse visto, che questo sabato alle 9, mega quizzettone fatto da me medesimo, con tanto di premio in palio. Ven, sai a cosa mi riferisco. Infatti te non partecipi al quiz, per motivi che sai, però quando, insomma, se vuoi venire comunque ad assistere, c'è da divertirsi. Allora, mi manca la cucina. Tum, 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 tum. Ci saranno cure qua in giro oppure no? Chi lo sa? No, ma qua non c'è nulla. Su cosa sarà il quiz su Scatema? Lo scoprirete quando farete il quiz. Ah, c'è una porta qua in basso che non ho provato. Madonna, c'avete il fiato corto però, eh. Cioè, in realtà no, perché correte come dei pazzi, però... Va bene, quindi è tutto chiuso, anche perché, cioè, lì in basso non si può... Bello mettere tutte queste stanze... Cioè, ti dicono anche cosa c'è dentro, ma poi non ci puoi entrare. Quando finirai Collina Silente 2... Mezzo sia Collina Silente, porterai il remake di Kirby Return to Dreamland? Sì, 64 volte, guarda. Allora, è chiuso. Vabbè, non si apre un cazzo, mi vogliono far andare per forza sopra. Il disegno di Spanton di oggi sarà bellissimo, appena posterò su Instagram, dai. Oh, fai anche degli Yahoo però. Fai Ralston, fai Giga Chris e fai, ora ho visto una U che si chiama Chapter Rewritten, che è uno swap dei personaggi cattivi però. Quindi al posto di Spanton c'è Jevil, al posto di Jevil c'è Spanton per esempio. Sto premendo i tasti e l'ascensore non si muove, ok. E sono, li hanno anche ribattezzati, sono Scampton e Junkill. Quanto mi piacciono gli Yahoo, ragazzi, sono troppo belli. E poi c'è King che riveste il ruolo di Queen e Queen che riveste quello di King. Fantastici, sono semplicemente fantastici. Sunstone. Beh, anche sì, It Would Be a Crime. Alla fine l'ho ascoltata, mi è piaciuta. Allora, io devo salire. Devo salire per forza, sì. Qua, visto che è rossa, vuol dire che poi ci potrò accedere, sì. Ma io... qua c'è qualcosa? No. Vai, sì, ma per, cioè, per non farlo tutto quanto solo a tema Spamton come personaggio, ma come ruolo, diciamo, all'interno di Delta, non secondo me ci sta. Io sono un narcisista, quindi dico che sarebbe funny fare un ennesimo AU per i personaggi della Clay in Delta. Tutti, magi, tutti i personaggi sono Clay, tutti i personaggi di questo AU sarebbero... il ruolo che hanno normalmente Deltron, ma con la faccia di Clay al posto di quella normale. Un po' tipo Undying Tale, che era quella U stranissima di Undertale, dove Cristina Lavina in concerto, tutti i personaggi erano Undying. Devi colpire quello che sta in piedi. Sbrigati. Ma ti sembra normale? Clayton, esatto. Sembra più un incrocio tra Layton e Clay che altro. Minchia, ne ho un sacco. Buono. No joke, esiste un Clay, si chiama Clayton, ma è tema horror ed è un killer. Mazza. Allora, ovviamente, no, stavo per dire è chiusa, ovviamente invece no. Nella UD Clay la possibilità personalizzare Clay. Ah, se fosse un gioco, ok. Ah, ok, vabbè. Sembra lei comunque quella lì, eh. Sus. Qui c'è una rivista, adesso non mi serve a niente. Ho capito io di che rivista si tratta, non ti preoccupare. In effetti in questo momento sarebbe difficile usarla. L'armadietto non si apre. Sì, ma c'è un oggetto che sembra tridimensionale, va preso per forza. Bene, non ho letto il dialogo, ma
Avevo inteso che c'era, ci fosse qualcosa. C'è un camice bianco, non c'è niente particolarmente interessante. E là sopra che c'è? Non lo so. Ti vuoi togliere? Mi ha detto non si apre. Sai cos'altro? Non si apre, madonna. Credo solo di aver trovato roba nel taschino. Ah, ok. Allora, Woman's Locker Room. Men's Locker Room. Nurse Station. Se quelle sono infermiere, non so quanto mi vada di esplorarla. Cazzo, sono praticamente l'equivalente dei leaker di Resident Evil 2. Per ora. Perché sono molto scatenate. No, non è vero, perché in realtà i leaker se fai silenzio non ti beccano. Queste invece se ne fregano. Ho una doppietta, madonna, schippo sempre un dialogo. Questo però lo prendi, mannaggia. Ma anche quell'altro è in 3D. What's wrong? Come au. Myself. Are you okay? Yeah. Non lo stai tenendo in mano, lo stai tenendo sospeso a 1 cm più a sinistra rispetto alla tua mano. Un ago piegato, un normale occhiotto, non c'è nient'altro. Mi sembra. No, non sembra esserci niente di utile qui. Noi andiamo, scherziamo, ma ora devo fare video da me. Mi ha detto non si apre. Non si apre un cacchio in questo. Qui c'è una borsa, non c'è niente dentro. Bene. Molto utile. M4 ma sposta i getti con il pensiero. Voto. Non ho capito. Ago piegato. Ago piegato e arrugginito. Era conficcato nell'animale imbalsamato nell'armadietto. Imbalsamato. Chiave della sala analisi. C'è sala analisi scritto sulla targhetta. Trovata nella tasca del camice bianco, nello spogliatoio degli uomini. Memo che cosa fa? Ah, figo. Ti ricordo che se aspettavi nel bowling, vedevi la pizza nella mano di Eddie, sincronizzata che gli volava in bocca. C'è roba nell'armadietto? Ma quale? Quello davanti a cui si trova questa maledetta stronza? Non sembra esserci niente di utile qui. Armadietto non si apre. Armadietto non si apre. Are you sure about that? Quello dove sta Maria davanti. Allora, donna, togliti, perché vento divino vuole così. Togliti, togliti. Grazie. Però bene, non sembra esserci nulla di utile qua. Mancano i Cromer, eh sì. Ah, va bene, tanto io interagisco come un pazzo con tutto, quindi se c'è qualcosa la troviamo. Tranquillo. Non mi ricordo già più la stanza dell'analisi, aveva detto, no? Però io non so dove sia. Ok, vabbè, tanto questo suono ormai vuol dire che non si aprirà mai. Questo invece vuol dire che probabilmente si aprirà. No, ok. Va bene. Qui però c'è una porta che. Che cazzo è? Non pensavo che avrebbe aperto Daniela questa oggi porta. solo uscita dal pullman per tornare a casa. A un certo punto ho notato una ragazza che mi stava seguendo e sì, mi stava seguendo perché faceva la stessa strada mia e questa qua non viene mai da sta strada. Vabbè, mi si avvicina e era tutto. Muoio, ho letto tutto il messaggio, Tore, ma bellissimo! Bra, stavo per ricevere una confessione, non per me. Questo lo devi mettere nel video meme. Bellissimo aneddoto. Bellissimo. Ti immagini, arriva lì e dice... Ah no, è solo Tore. No, scherzo. Toreb prenzonato, no, povero Toreb.
Sì, dammi questo affare, dammelo. Me ne serviranno un sacco, credo. Fogli sparsi, sono solo fogli bianchi. Macchina da scrivere, si possono salvare i progressi. Oh no, ho sbagliato gioco. C'è una macchina da scrivere, questo non mi serve. Aspetta un minuto. Che cos'è questo? C'è un foglio di carta carbone ancora infilato nella macchina da scrivere. Posso ancora leggere ciò che vi è impresso. Io lo conosco, io lo conosco. No, io lo conosco, io conosco il numero della scatola 2979. Non può più aiutarlo. La chiave tasto non mi fa paura, così nessuno può affermare chi sono io. Non so chi sono e chi sono e chi sono è. Ok, qui qualcuno è impazzito. Io conosco il numero della scatola 2979. È la scatola 2979 o è il numero di una certa scatola? Non può più aiutarlo. La chiave tasto non mi fa paura. La chiave tasto? Cos'è l'ascensore? Perché premi il pulsante per chiamarlo? Ecco, visto, si è dichiarato Selava a te, Torre, non ti preoccupare. Tu sei a posto per la vita. Poi ho detto tutta la mia classe, adesso è diventato un meme. Per forza. Niente di interessante qui. Io sono stato frenzonato dalla mia crush che avevo per 5 anni. Niente pain. Però anche te se ti tieni la crush per 5 anni e poi ti dichiari, cioè, cazzo, che peso. Provaci subito. Ah, qua c'è gente brutta. Il Serava è quello che frenzona. Ragazzi, siamo al completo. Avengers Endgame proprio. È dietro di me, vero? Ok, stavolta sono stato più bravo di prima. Ok, bastano tre proiettili e muoiono. Tre proiettili ben assestati. Chiave non innamorarsi. Ah, la chiave del puzzle. Ok, grazie, man. Ho la chiave occhio di lapislazzuli. Ragazzi, d'ora in poi gli occhi di lapislazzuli sono segno di non amore. Basta. Definitivo proprio. Cartuccia per doppietta. Ben, mi spieghi cosa fa la doppietta? Perché prima non ho letto il dialogo. Forse lo posso vedere da qua. Ho letto bra sulla mappa. Mi state condizionando. Ogni volta che ci provavo subito finivo male. Che ci provavo subito finivo male. Ok. Chiave occhi di lapislazzuli. C'è un occhio inciso su questa chiave. L'iride è fatta di lapislazzuli. Posso esaminarla? Ah, è vero, è un occhio egiziano. Chiaramente non funzionerà, ma varrebbe la pena provarci. Ah, doppietta! Massimo 6 colpi. Difficile da usare, ma buona per attaccare nemici in gruppo. Un fucile? Hai visto ora, credo, gli oggetti che ho. Quindi siamo a posto. Questo è molto Resident Evil comunque. Ah, ma la doppietta l'hai trovata, ti giuro, me lo sono perso. È quello che era nell'armadietto, scommetto allora. Fanni che lei mi dava pure troppi mixed signals. Oh, ah, minchia, sulle cartucce per doppietta, meno male, mi stavo sentendo male, ho detto cazzo, ho finito già i proiettili per la pistola. Ok. Ecco, ok, perfetto, perfetto. Abbiamo tutto, abbiamo tutto. Nope. Fuck the mount. Ok, qua dentro direi che non c'è più nulla. È successa una cosa strana. Ah no, buff 2, non era, ok. Va bene.
Comunque, cioè, io approvo l'essere se stessi in ogni situazione, se vi importa qualcosa nella mia opinione. Tanto che palle, ragazzi, cercare di essere qualcun altro. Solo per piacere alle altre persone, ragazzi o ragazze che siano, cioè. Che è successo lì? Ben, l'hai visto anche te che ha fliccherato male, eh? Siamo tipo a tre bug che ho beccato, credo, e che tu non conoscevi. Dai, questo non ci credo che lo conoscevi. vabbè, se crei relazioni wholesome tra i tuoi personaggi, mister, è difficile che poi si ripropongano nella realtà. Non impossibile, ma difficile. L'infermiera buggata. Io li becco tutti i bug. È sempre così comunque, quando è un altro a giocare il gioco che ti piace, quello becca sempre tutti i problemi, sempre. Ma tanto ci vuole ben altro per farmi pensare che un gioco non sia di qualità. Talvolta i bug, anzi, sono quasi piacevoli, come in questo caso, perché non rompono l'esperienza, la rendono anzi più divertente, più hilarious, ma io non ho la torcia, ok? Io che creo le reazioni premi ai peluche. Gente che pensa che sia una persona gentile e composta, sempre loro quando vengono a casa mia. C'è un coperchio sul tasto per chiamare l'ascensore. È chiuso a chiave, non riesco ad aprirlo. Ok, serve la chiave, quella spezzata, credo, insomma, quella specie di pezzo di carta che abbiamo con noi. Capito? A volte mi prende l'input due volte, non capisco perché. Ah, ma questo piano è già finito, ok. Meno importa se sei maschio o femmina, se hai pipì sulla patatina fritta, sono sempre socialmente inadatto con tutti. No, non dire così. Oh! No, cazzo, non è ricattato! Quella è Maria, secondo voi? Sì. Mica stavo per spararle anche a lei perché non l'avevo riconosciuta, ragazzi, ve lo giuro. Cartucce per doppietta. Nice. No, e basta sta musica però, l'abbiamo ammazzato il nemico. Bevanda a salutare, buono. Oh, mica stasera stiamo trovando un sacco di risorse, per fortuna. Vai, nomadi, non ti preoccupare, buona serata. Soprattutto sei un nomade, quindi per forza ti sposti. Ok, dopo questa, buonanotte. Stavo per sparare anche a lei, di nuovo. Senza volerlo. Cosa ha fatto la camera qua? Si è tipo inclinata. Camera furbuffa, cosa fai? Allora. Beh, manca solo una stanza. Vabbè, non così grande allora questo piano, dai. Ora qua si sono risollevate, sicuro. Sono ancora terra, ma qua ce ne sono altre. Un calcio ben assestato e muoiono tutti. Buono. Ciao a tutti. Oddio, sta burla italica, cosa hai tirato fuori? Dov'è Cosobello? Mi aveva promesso che stasera ci sarebbe stato. La serratura sembra rotta, non riesco ad aprirla. Raga, comunque io ve lo dico, sarete voi i beta tester del mio gioco, eh? Cioè del nostro gioco in realtà, perché lo faremo in gruppo. Ma che serve allora sta day room qua se non vi si può accedere? Troppo grande per essere inutile, si può entrare di sicuro. Tipo da qua sotto. Che cazzo è quello? Mi sembra molto sus come cosa. Ah, com'è che ci si girava? Ok, perfetto. It's got the train line night. Di qua si poteva entrare? Sono orgoglioso di trovarti tutti i bagni. Allora, non ci ho provato. Togliti! Miliardi di stanze chiuse. Apparentemente inutili. Inutili.
Povero Mist che riceve 3 miliardi di mix and signals. Te invece delle canzoni Michael Jackson, vabbè, mi sembra la cosa più normale del mondo. Michael Jackson, Jackson, the King of Pop. Michael Jackson, Jackson. Allora, come si scendeva le scale senza scendere le scale? No, non così. Michael Jackson. Ok, minchia. Ci sono delle altre scale? Da dove si apre questa? Allora, vediamo un attimo gli oggetti. Io ho una chiave con lo zaffiro. Non mi dà indizi. Quindi, Mister, ami una Mogus. Tun 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 tun. Ragazzi, ma secondo voi morirà mai il meme dei Among Us? Perché sono già, credo, 2 anni che ce lo stiamo trascinando dietro. Oh! Dio buono! Mi piace sto rumore. Porca troia, scusa, no, no, ho sbagliato, 2979? Qual era quel numero? Ragazzi, qual era il numero che avevamo letto? Maledetti. Mi sembrava fosse 2979, tipo. Cioè, almeno i numeri sono quelli, forse non era in quella combinazione, forse era 9297? Minchia, mi fa sempre una paura quando leggo quel numero così piccolo. Allora, nome di Among Us è finito in meme? Ma no, meme di Among Us direi che non è finito, anzi, ora con questa cosa è tutto uno scoperto che gli occhi dei personaggi anime non sono altro che Among Us con le scarpe grandi, almeno quando piangono, ha trovato di nuovo linfa vitale, cioè incredibile sta cosa. Scatola di pronto soccorso. Questo ascensore funzionerà alla fine e per un jumpscare, sicuro. Grazie, dai, qualcuno si ricordi la... Ah, aspetta, ma io la posso vedere. Questa 2979. Sus. Mi piace lo hai scritto bene. 2979. Però non funge. Vediamo un attimo la mappa. Ah, bello. Cacchio di piani sono? Oggi vi faccio vedere il video e mi ha reso una cebita. Altro non mi dà feedback, quindi non so se sto facendo bene o no. Riprovo a leggere. Leggete amo di più da lei, sono io ricordo un campo di fiori. Infatti, parlando di profumi, mi ha detto che appena vede un profumo specifico di lei si ricorda di me. Che bello. Io lo conosco il numero della scatola. Non può più aiutarlo. La chiave tasto non mi fa paura. La chiave tasto è questa.
Non può più aiutarlo, la traduzione di It can't be helped. Non si traduce come non può più aiutarlo, It can't be helped. È più tipo non ci si può fare nulla. Tanto ragazzi, delle views non ce ne facciamo nulla. Cioè, ve lo dico io che ho smesso di fare video su Isaac nonostante mi dessero più visualizzazioni di qualunque altro video in media del mio canale. Il video che sono più contento di aver portato in questi ultimi giorni è Outer Wilds, che farà sì e no 50 visualizzazioni se va bene. Però, cioè, preferisco fare quello che mi piace che altro. Ciao. Io salgo le scale, te puoi rimanere lì. Maledetta tetta, hanno fatto un algoritmo di ricerca veramente troppo buono. È chiuso. E qua le strade si stanno un po' riducendo. Bene. Abbiamo una chiave e mezzo e siamo comunque bloccati. È il momento di chiamare lo step, bro, visto che siamo stuck. Che dite, ragazzi? Allora, quella non si apre. Potrei provare a fare 9792, ma non, perché dovrei farlo al contrario, non ha senso. Cioè, l'ho detto a caso, Spero di non avere ragione nel caso, perché non avrebbe motivo. Se il codice non funziona, provo a controllare da altre parti. Se ci fossero altre parti. Ah, ma questo forse non ci ho interagito? No, beh. Però è vero, in effetti non è un cattivo ragionamento. Giustamente sei te quello che dà consigli, quindi... Ti devi levare dalle... noci di cocco. Via. Dirmi sto gioco dello step bro che è un clay che ha messo... Devo vederlo dopo allora, per forza. Allora, qua abbiamo visto tutto. Ah no, aspetta. Eh no, lì non ci possiamo andare perché è bloccato, credo. Ma è un intenzionale, esatto. Io a Natale mi vogliono prendere la capture per fare video, non per le visualizzazioni. Entra! Perché vorrei avere un ricordo in tutti i miei giochi, venite al 100%. Ti capisco, perché era lo stesso motivo per cui avevo cominciato a registrare alcuni giochi. Però, cioè, anche mi sono detto poi sti cazzi che la gente non vede che ho finito il gioco al 1000%. Non che ci sia nulla di male, per carità. Però, cioè, chi se ne frega. L'ho finito il gioco, punto, stop. Non devo dimostrare niente a nessuno. Allora, c'è un coperchio sul tasto per chiamare l'ascensore. Allora, se non si apre nulla vuol dire che devo fare qualcosa io con i miei oggetti. Allora, sala analisti. Sala analisi, scusate. Ho due chiavi, sala analisi e lapislazzuli. Cioè, questo lo posso solo usare. Questo usare e combinare. Questo usare, combinare, esaminare. Allora, analisi. Vedere le reazioni delle persone sui giochi. Sì, sono d'accordo. È una cosa che anche a me garba un botto. Allora. Sì, si lava assolutamente. Uguale anch'io. Però più che per i raggiungimenti, tranne per alcune cose che ho fatto con Isaac. Più che altro per le reazioni. Undertale, sono contentissimo di essermi registrato perché posso andarmi a rivedere la prima volta che ho combattuto contro Undying and Dying, la mia reazione ad Asgore, ad Omega Flowey, eccetera. Di quello sono molto contento. Allora, analisi. Tanto solo le porte con una riga rossa normale possono essere esplorate, quindi
Sì, vabbè, dove sono finito? Ma io dove sono qua? Boh. Allora, lì ci ho provato prima, quindi no. Sì, vabbè, buona. Allora, devo salire di piano, per forza. Ah, ok, ho capito. Special treatment room? Sala analisi? Però non mi sembra molto sala analisi. Qual è la traduzione inglese? La traduzione inglese la posso chiedere. Ben, mi puoi dire qual è il nome inglese della sala analisi nel gioco? Analysis Room? Però. Asgore l'ho avuta in loop per un periodo. lo capisco però. Guarda, io di solito faccio fatica, cioè, non faccio fatica. Mi piace rivedere le mie reazioni, ma preferisco anche vedere quelle delle altre persone. Tipo, qual era una che mi era piaciuta un sacco? Ah, quella di Cydonia, Inscription. Non dico esattamente dove perché sarebbe spoiler per qualcuno, ma c'è un punto in cui Cydonia arriva a sfidare un certo personaggio e fa tipo: Madonna, che figata, quanto cazzo è fatto bene sto gioco! E lì è proprio, cioè, bellissimo. Io non mi so orientare. Sanesi non è tradotto benissimo. Se vuoi ti dico a che piano sta. No, basta che tu mi dica il nome. Cioè, com'è in inglese? Come si chiama in inglese? Cioè, quello penso di poterlo chiedere. Sono stupido perché leggo e poi. Cioè, capito, è un casino. Allora, devo andare. Ok. E poi. Quindi. Pom pom. Vai. Io che devo ancora finire l'inscription. Io mi guardo con piacere le lezioni dei giochi. C'è qualcuno nel pubblico? Sì, è vero, anche quelle. Però troppe di fila a me non fanno impazzire perché poi si rovina l'atmosfera. Invece il costruire tutta l'atmosfera per arrivare al momento clou, eccetera, cioè è bello. Doctor's Lounge. Perfetto, sono ancora più perso di prima. Cioè, almeno mi pare. Cioè, non è che le stanze da poter aprire siano tante, sono queste due. Ok? Cioè, questa, ma non si può, l'abbiamo provata prima. Questa, ma non ci riesco ad arrivare. Quello sarà il soffitto. E poi, vabbè, qui si è chiuso, quindi. Che piano è? No, ci sono arrivato da qui, ci sono appena arrivato. Miseria. Fa vedere come si rimane bloccati in questo punto per tutta la sera, eh? Fa vedere. È incredibile come nei giochi horror vecchio stampo si riesca sempre a rimanere bloccati. Ma non c'è un soffitto qui. Allora, Silent Hill 2. Fino ad ora è andato tutto bene, ok? Non vorrei cominciare a dire che sei un gioco incomprensibile proprio adesso, quindi. Io sono sede perché ho appena iniziato, non potrò più vedere le tue reazioni per firmare Origami King. Eh sì, che bisogna fare. Ma l'unica interessante forse poteva essere quella la bobomba. Lì veramente c'è lacrime tremente. Allora. Però potrei comunque vederle a Paper Mario Portale Millenario, che è il tuo Paper Mario preferito, lo so benissimo. Dimenticato di quella stanza, ma cioè. Io comunque ho due chiavi, quindi da una parte la dovrò ficcare una chiave, no? Ah, perché sono lì? Ok. No! Cazzo, premo in giù perché voglio scendere sulla mappa, non perché voglio chiuderla. Allora, quelle zigrinate non si apriranno mai. La special treatment room? Che per sbaglio non ci sono andato addosso? Togliti. Giusto?
Prendo una mappa, farò la verità. Eh sì, lo so, però, cioè, che, tra che vi leggo e tutto il resto mi viene istintivo per... Tua madre è chiusa! Ma come non lo puoi usare qui? Aspetta un po'. No, non so perché dovrebbe funzionare, però... Questa combinazione non ha alcun senso. Questa combinazione non ha alcun senso. La tua vita non ha alcun senso. Cosa cazzo vieni in questa città per cercare tua moglie morta che è piena di mostri e non scappi? Sì, ben, ti prego, dimmi il piano, dimmi almeno il piano, perché veramente non ce la faccio più. Dimmi almeno il piano. Allora. Dio buono, cioè, ragazzi, veramente. Cioè, non è che ho una chiave e non so dove metterla. Ho due chiavi e mezzo perché c'è quella ogni lapislazzulo. C'è anche, no, volendo due e tre quarti perché c'è quella ogni lapislazzulo. Questa qui del dottore. C'è il pezzo di carta, che non sarà un pezzo di carta, ma ci siamo capiti. Lago e c'è questo. Quindi in realtà siamo a tre e mezzo. 2,99 periodico perché questa porta di merda non si apre. 9. Lo faccio al contrario. Niente. Ti iscrivo dalla vita. Al piano terra. Allora, corriamo al piano terra. Dove sei, piano maledetto? Come al piano terra? Comunque, almeno per il portale minerale potrei farmi vedere. Color Splash. Allora, anche quello ce l'avevo in mente. Però, cioè, se giochiamo al portale minerale, poi dubito avremo tempo di giocare a Color Splash. Io vorrei tanto che facessero un remake di Color Splash, un port, qualcosa per Nintendo Switch, tipo. Vaffanculo, eccola il Dr. Slunge, non l'ho vista perché la mappa era zoomata. Fuori, maledetti, sbussiate, maledetti. Come, scusa? Ragazzi, ora sto per tiltare. Io ve lo dico, io tilto adesso, io tilto. Spacco la faccia, maledetti! Come non si apre? È Dr. Strange questo! Qualcosa si deve aprire! No! Tua mamma è rotta! Apriti! Non c'è verso! Non c'è verso, è assurdo. Oddio mio. Katemus, ricordati che c'è sempre qualcuno che ti vuole bene. Quel qualcuno non è di certo acromio, questo è poco ma sicuro. L'examination room. Dai, quella non l'ho toccata, non so perché. Basta, mi metto al telefono, ciao!
Devo venire lì, vero? Oddio mio. Dai ragazzi, ma ci sono i nomi nelle stanze! Ci sono i nomi! Ci sono apposta i nomi! Cosa vuol dire che la porta sul retro? Cosa vuol dire? Minchia! Entra, Cromio, mettici il cazzo dentro proprio la serratura! Che palle! Ci sono delle cartelle cliniche sulla scrivania, niente di particolarmente interessante. No! Adesso tu analizzi tutto quello che c'è qua dentro! Mi devi leggere per filo e per segno i rapporti e poi ti interrogo, cazzo! Con la fatica che ho fatto per entrare qua dentro. Niente. No! 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 Lo sai cosa è inutile? La tua accapigliatura, maledizione! È inutile! Anche te sei inutile! Madonna! Fanculo! Porca puttana! Maledizione. Allora, torniamo a noi. Allora, sì, dammi i proiettili, guarda, c'è un portamatite lì, piglialo. Cazzo, raccontami tutta la storia della vita di quel portamatite. Eh? Hold the Laura paziente del terzo piano, 7335. 7335, me lo ricordo, sì. Perché sono tutti numeri dispari successivi l'uno all'altro. Dai. Levati! Che magari lì dentro c'è un fegato! Non so perché dovrei volere un fegato. Solo alimenti, non conservare farmaci. No! C'è un memorandum fisso al frigorifero. Oh, ok. Poi c'è sta musica. Se pensa di farmi cacare sotto, ormai non mi caco più per nulla. Mi sono rotto le palle e basta. Nell'examining room ci sono stato? No, e non ci si può stare. Non sei riuscito a sparare a Maria a mezzo centimetro di distanza, sono morto. Stai calmo. Ma poi scusa, sono entrato qua dentro e non c'è nulla? Vediamo se ho capito bene. C'erano dei proiettili e basta. Se questo 7335 non apre la porta di sopra, ragazzi, porca puttana, che casino è fo. Un minuto di silenzio. Più che altro per ripigliare fiato, non per altro. Le lasagne, madonna buona, io non le mangio da una vita le lasagne. No, non è vero, non le mangio da un mesetto. Però perché ero stato in vacanza, altrimenti col cavolo me le facevano. Chi c'è? Guarda, Pyramid Head, non mi fai più paura nemmeno te, Dio buono. Queste sono le infermiere. Bene, una domanda. Ma i danni fatti a questi mostri dipendono anche da quanto sono vicini a me? Cioè, se sparo da vicino a un mostro faccio più danno rispetto a sparargli da lontano oppure no? Io oggi ho mangiato ma non sapeva di niente. Sì, per forza. Anna Farron 88, buonasera. Serratura è rotta, tutto rotto qua giù. Oh, questo è aperto. Mi sto andando con il fucile? Forse sì. Ok.
Vuoi stare un po' qua a riposarti? Sì, dai, c'è letto a posto. È il Covid. È il Covid, ragazzi. Finito. Invece sta male davvero. It's just a hangover. You should rest. So comfy. È un'idea geniale. I'm gonna go look for her. For Laura, I'll be back as soon as I can. Idea geniale mettersi qua. Ho la chiave del tetto. Bene. E ci troveremo, ragazzi, ovviamente, The Crooked Man. Esatto, l'hai contagiata, se no. Stai là. Se la trovo sembra rotta, non riesco ad aprirla. Ma non sei una... infermiera. Cosa fai questi suoni? Ma stai buono, stai. Smettila di metterti in mezzo al cazzo, dormi, esatto. Magari poi viene anche sbranata, saremo proprio al top. Temo che dopo il momento non deve più scarrozzare Maria. Mamma mia, bene, dimmi anche te hai goduto quando hai finalmente lasciato Maria alle spalle, anzi alle palle. basta. Abbiamo finito. Thank you very much. Ah, questa si apre. Non hai avuto problemi a scortarla. Cioè, non ti è mai venuta la voglia di pigliare, cazzo, la pistola. Possibile. Sì, vabbè, che lei, giochino quello della Nintendo Switch, dei già il controller. Nove... no, 2979. No. No, che cazzo però. Ok, no. Ok. No, non può funzionare un'altra volta. Ok, va bene, uno l'abbiamo fatto, ce ne mancano due. Sei sonnato? Un po'. Una tacina, dai, per stasera. Io sono quello che ha giocato tutto. Ico camminando per paura di far arrabbiare Yorda. Vedi un po' te. Ma chi è che lascia poi un enigma così strano qua? Che cappero c'è scritto qui? Louise, mi prenderò cura di te per sempre, il mio destino. Louise. Questa sarà lore, però ora non capisco chi cacchio è Louise, chi ha scritto sta roba, ma che ne so io. Questa roba è quando fai la seconda run. 3759? Perché 3759? Dopo lo proviamo. No, quella che abbiamo usato per venire qua, anche io stavo pensando a quella, ma l'abbiamo già usata. Oh, c'è un... eccolo qua, cartellino rosso, siamo espulsi. Via. La live per le teorie di Kirby. Il 30 febbraio 2000... Centurdici. Esatto, 3775 ci siamo già bruciata per questo piano. Dovevamo non usarla e usarla qua. Ma se non l'avessimo usata qua, cioè se l'avessimo usata qua, una cazzata ovviamente, non avremmo potuto aprire la porta. E quindi non saremmo potuti venire qui a dire che non ce la saremmo dovuti bruciare. Abbiamo creato un paradosso.
Ah, c'è il bagno, non siamo entrati. Ok, ti pareva l'unica porta che stavo per missare aperta. Trovato sangue di alien. Qualcosa è incastrato nel tubo di scale. Quel buco è troppo piccolo, non riesco a infilarci la mano. Sembra un orecchio. Forse se avesse una specie di lungo arnese sottile. Ok, va bene. Non mi sembrava molto lungo, ma ok. Ah, ok, perfetto, non è abbastanza lungo. Ok, ok, ci sto, ci sto. No? No, eh? Ok. Ragazzi, cioè, io ci ho provato a non fare il doppio senso e ce lo dovete fare voi, ma non ho capito, scusatemi. Tutti avete fatto sta battuta. L'unico salvo è Vento Divino, è incredibile. Io però ho altre due, tipo, ho un'altra chiave e mezzo, credo, non... Boh, dove si usa? Ah, ho quella del soffitto. Ho quella del soffitto. Sì, del soffitto, buona, del tetto. Ho quella del tetto. Era meglio quella delle tette. No, si scherza. Vedete, Vento Divino non ci aveva nemmeno pensato. Da questo lo dubito. Però almeno è stato signore nel non dirla, ve lo sicuro. Vai, Ruff. Sikatema, ma tu non stare in silenzio durante la frase equivoca. Cioè, devo dire, dovrebbe metterci il cazzo. Non mi sembra appropriato, mi sembra meglio stare in silenzio. Oppure devo dire, ah, mettici un corno di unicorno. Bella sto posto, bello che non c'è nulla. Ah, c'è l'elevator control room. No! Stavo per fare una battuta, cazzo, dammi un attimo. Dammi, prego. Vabbè, buona, Ugo. Io scusate, devo togliermi un non so, se no non saprò mai se quella porta la potevo aprire oppure no. Soprattutto, ma c'è il save state, scusate, mi ho rovinato il momento. Ma ah, no. Ok, devo rimanere qua un po'. Come funziona? La 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 la, sto aspettando Pyramid Head. Come funziona? E questo cos'è? Ah, c'è qualcosa per te, un diario? 9 maggio, vedi, mi sarei perso questo. Piove tutto il giorno a guardare fuori della finestra. È tranquillo qui, niente da fare, ancora non mi fanno uscire. 10 maggio, piove ancora, due chiacchiere con il dottore. Mi avrebbero salvato se non avessi una famiglia a carico? So di essere patetico o debole, non tutti possono essere forti. 11 maggio, piove ancora. Le medicine mi hanno fatto star male oggi. Se sto bene solo sotto i farmaci, allora chi sono io in realtà? Oddio. 12 maggio, come sempre, piove. Non voglio essere un peso per nessuno, ma in un modo o nell'altro lo sono sempre. È davvero un peccato scappare piuttosto che lottare? No, scusatemi, ha ragione lui. È davvero peccato scappare piuttosto che lottare, perché è peccato nel senso di peccato? A detta di alcuni lo è, ma loro non sono nei miei panni. Sarà anche egoista, ma è quello che voglio. È troppo duro così, davvero troppo duro. Ha smesso di piovere, 13 maggio. I dottori vogliono dimettermi. Mi dicono che devo tornare a casa. Io... Il diario finisce qui, non c'è scritto più niente. Che ci faceva qui un diario? Ah, me lo fa rileggere, ok. Vai, Chrome, in fila. Va bene, Tore, va bene. Qua
Aggiungo un quadro elettrico. Ah cazzo, non si può sfuggire, ok. Ciao. Dove siamo finiti? Oh, la stanza a trattamento speciale. Beh, in effetti ci hanno trattato in maniera abbastanza speciale. Ok. Questa è aperta. Ma e non c'è nulla? Sì che c'è qualcosa. 2471? 471. Girra i numeri, è meglio non dimenticare, quindi scriverò qui l'altro, il mio nome segreto. Il nome c'era scritto col sangue? Luisa tipo? S 2471. Ok, a parte la porta di prima che non si riusciva a trovare, per ora c'è un buon progression nel gioco. Allora, devo solo ricordarmi dove sta. Dovrebbe essere il terzo piano. Ah, sono già... What? Vabbè, ah, sono caduto in un piano solo. Allora stica. Sì, a voglia se ne ho fatti di Sudoku. Mi facevo un sacco su Brain Training per Nintendo DS. Belli Sudoku. Allora, dove sta la combinazione? Credo in fondo. Cos'è il Sudoku? Stai scherzando, Selava? Come non sai cos'è un Sudoku? No, ma non è per, cioè, non è per denigrare, ma però cioè, mi fa stranissimo. Davvero non sai cos'è un Sudoku? Non hai mai visto un Sudoku in tutta la mia vita? Io ora rifaccio un botto. Lo amo. È un bel passatempo. Servono per vuotare la mente, ci sta. Zitti. È arrivato coso bello, finalmente. Bravo Cosovello, si è presentato. Sai cosa fare a fine live. Allora, 2471. No, ho sbagliato. No! Ah, era ok, avevo sbagliato il numero. Buono. Che manca? Bene, bene. Aspetta. Ah, mica, ma sto malissimo. Ok. Ok, bene, bene. Dai, dai. Ho usato la chiave occhi di lapislazzolo. E ho tolto le catene, va bene. Ok, no, forse ho capito. Ha aperto il lucchetto e c'era prima. Ah, così. Cosa? Dove? Dove l'hai usata? Ah, e questo per andare a pigliare il coso che... Dai, ma che schifo. Nella scatola non c'è niente. No, mi sono sbagliato.
No, questo non l'avevo mai letto in un gioco. Cioè, risolto l'enigma più difficile del mondo perché ha richiesto tipo 3-4 cose per aprirlo. Ma non c'è niente. Ah no, mi sono sbagliato, scusa. Cioè, no, scusa, scusa, le do una zara. Sono sbagliato, ci sono dei capelli. Ah, certo. Adesso possiamo prendere l'aggeggio. Ma come ti viene in mente? Un pezzo di spago piuttosto, dimmi. Ho un capello. Cazzo, poink! Oppure vai da Maria che... Team proprio. Va bene, qua intanto c'è gente del flirt, vedo. Care, no che schifo. Sempre che mi ha infilato l'intero braccio in un cesso strafieno e Care non ha battuto sci. Allora, il bagno è qua. Ora posso combinare. Non volevo aprire la memo. Scusa, come si fa? È ovvio che debba combinare questi due, ma come... Oh. Come cazzo si combinano? Devi... ma che vuol dire devo entrare dentro il bagno e farlo sopra il buco? Queste cose non hanno senso. Cazzo, se io voglio mettere... I have a pen, I have an apple... apple pen, lo devo fare davanti al frutteto oppure lo posso fare in camera mia? Cioè, scusami, eh. No, fermo. Ok. Vabbè, atto ingegneristico incredibile. Cosa ti fa pensare che non si romperà il capello, amico? No, amico, un capello, ho seri dubbi che ce la faccia a fare una roba del genere. Tienlo ancora lì sopra così se si rompe cade, perfetto. Ho una chiave d'ascensore. Bene. Giro la leva, ma l'acqua non esce. Oh, succede, skill issue. Forare una mela con una penna, ma quale penna... Cazzo, ce l'avevo fino a ieri la penna, ora non c'è più. Eccola. Con questa. Sempre a pensare male state. Se lava. Oyu, ma Gaster? Gaster è qui nascosto perché si vergogna nel farsi vedere. Non si sa perché. Poi. Allora, ascensore. Da dove posso accedere all'ascensore? E a che mi serve soprattutto fare questo? No! Allora, soprattutto a cosa mi serve l'ascensore? Che ho esplorato tutti i piani di questo posto. Ah, prendere lo scantinato. Quindi abbiamo finito sta zona? No, c'è ancora tutto il primo piano. Penso quello che sento, mi cerve le labbra, non è colpa mia. Ho capito, spengi un attimo, cioè. Allora, scendiamo. Si lava quando menti umano. Va bene. Mi sa che qua chiedo l'aiuto del pubblico, e cioè Ben, perché non ho voglia di trovare l'ascensore corretto. Questo è chiuso.
chiuso, non si può entrare. Ah, ma non è quello a sinistra. Ah, scusate, io mi stavo concentrando su questi. Invece devo andare su questi. Lo posso fare da qua? Ho beccato l'unico piano che è. Probabilmente perché ho l'unico piano che è. Sì, sì, esatto, è quello dal lato sinistro. Ma questo non si apre. Va bene. L'elevatore. Dov'è che avevo letto elevatore? L'ho letto di recente da qualche parte, ma non mi riviene in mente dove. Chiave dell'ascensore usata, buono. Sì, buongiorno, vorrei andare al terzo piano dell'università, grazie. Ho lì complimenti di ricerca operativa. Se possibile. Mica dovevo proprio mettermi preciso. Allora, io vorrei andare al piano 1, perché è l'unica zona che non ho esplorato. Comunque, a parte la porta di prima, per ora mi piace come sono organizzati e strutturati i puzzle. C'è anche un po' del nonsense alla Resident Evil, visto che c'è il capello che... proprio secondo me non ha senso, quindi tanto di cappello. Anche perché da quello che ho capito Silent Hill nasce come tentativo di stare dietro a Resident Evil, solo che poi è nato un gioco completamente diverso perché non è ispirato a film di serie C horror, ma è un horror per quattro cazzi. Madre dice che in America usa elevator, ascensore e lift per montacarichi. Poi ti dicono l'inglese fasce. Tanto a Chrome ho avuto un attimo di sbalzo. Incredibile. Stanza solo per trovare un paio di proiettili. Cioè, avevo il mouse. Ah, ma non lo vedevate perché? Ah, perché c'ho la webcam. Allora a posto. Ah, ce ne sono altri. Tu c'è per doppietta. Fa chissà chilometer. Esatto. No, aspetta, mi è sbloccato un ricordo che una volta avevi scritto americani when they see a chilometro. Marcia così. E io mi ero schiantato. Quando è che era su Delta, non mi sa, quando c'era la ruota panoramica. Oddio, oddio. No! Tema ti punta il ferro, cosa fai? Katemus ti punta il ferro, cosa fai? Stronzetta. Laura? Huh? You know my name? Sì, e ti metto questa. Eddie told me. Qua. That big, fat black. Ah, che male. Why can't you just tell me? You're gonna yell at me if I don't? No, I won't. Stronza. I was friends with Mary. We met at the hospital. It was last year. You liar! Perché è morta 3 anni fa? Fine, don't believe me. Credo. Last year, Mary was already... I'm sorry, Laura. Anyway, let's go. Capreso. We can talk about this later. This is no place for a kid. There are all sorts of strange things around here. I can't believe you haven't even gotten a scratch on you. Why should I? Perché in realtà lui si sta inventando tutto, non esistono né i mostri né le bambine. Later, okay? But it's really important. What is it? A letter from Mary. Huh? I want to go get it. Is that okay? Yes.
Ragazzi, lui si sta inventando tutto, perché non è possibile che la gente vada qua in città senza cacarsi in mano. Sono tutti qua e malati di mente, non ha senso. O è un sogno, cioè. Ti chiude dentro la stronza, non lo fare. Ti chiude dentro, è ovvio. What are you doing, Laura? It's further back in the desk. Come fai a essere così cretino? Ma è ovvio che ti chiude dentro. Laura? What are you doing? Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Huh? Do ya? What's the magic word? Giuro che quando esco ti punto la pistola in testa e t'ammazzo. Sì, vabbè. Io non ho parole. No! Levati! Quello è morto? Ma sono tantissimi! Viene. Belli comunque questi nemici. Non l'ho sottolineato, ma è un bel concept, mi piace. È originale. Peccato perché non si capisce bene che siano, sono tipo decapitati. James. Ciao Maria. Usarli fin dall'inizio, non dovevo usare così tanto la pistola, ma stica, è andata così. Sì, calma Toreb, cioè. In uno degli attacchi che non hai visto ti strozzavano coi piedi e cercavano di trascinarti verso l'alto. E ho immaginato infatti, perché l'unica roba con cui potevano farmi del male erano i piedi. Sarebbe stato tremendo. Minchia ragazzi, sono stato pro player qua, eh. Allora. Piove. Dove sono? Sono nel giardino. Ho fatto finire il giardino. E poi sembra immenso, ma in realtà è più piccino.
Non so di che state parlando. Che stavo combattendo mentre voi stavate a scrivere le cavolate. 5 ore e 45, in realtà un po' di più. Ma non importa. Oh, cartucce per doppietta. Paraparapam. Qui c'è altro... No, sì, c'è una mappa. Dai, no, non è una mappa. Ma dai. Ok. Allora, l'ascensore funziona in teoria. Esatto, però non ci interessa ora. Perché? Ora spiegami perché io non posso interagire con nulla. Sentiamo. No, voglio saperlo. Ho trovato un altro bug. Ragazzi, stiamo scherzando? Ah. Apri la porta. Grazie. Allora. Nulla. Che è difficile capire cosa è una porta e cosa no. Storia di merda. Sta buono, guarda, non è giornata. Chi è stato? Oh! Non ha funzionato. No, e questa stanza così per nulla non ci credo. Mi puzza la faccenda. Reazione all'ordine dell'alfabeto. Se ce ne sarà occasione, perché no? Che però è questo? Per ora no, di sicuro, perché stiamo... Cioè, perché sono preso dal gioco, però in futuro sì, magari. Magari una live di transizione tra una serie e quella successiva. No, i moscerini. Allora, qua dentro non c'è nulla, sembra. Quindi ho sprecato due proiettili, in poche parole. Bene. Ho pianto. Oh! Ma che cazzo sei, Delirium, ti telefraghi? Ma stiamo scherzando? Raga, a Delirium anche su Silent Hill 2, ma basta. Ma scusate. Almeno qua c'era una bottiglietta, cioè. Delirium Nurzbog. Sembratura rotta. Questa è canon per me. Quando giocherai a Metroid potrò prendere il posto di me. Finita? Cioè non c'è altro da fare qua, davvero? E poi il giardino perché era così piccolo? Non si sa. E mo però dove devo andare? No, non voglio essere bloccato di nuovo. Però, cioè, non posso andare da nessuna parte se non nel giardino o nell'ascensore.
Ciao Juggernaut, a Cadaver Face. Esatto. Ascensore, ma per andare dove? Allora, diamo uno sguardo alla mappa e agli oggetti. Io vorrei andare al piano sotto, ma non si può. Perché, no, ci sarebbe l'ascensore, ma è quell'altro. Vuole che andiamo da Maria, scommetto. Hai altri due piani. Ma scusa, in teoria non mi porta a questi due che ci siamo già stati. E se io dovessi andare da una parte sarebbe il terzo piano, perché in teoria c'è Maria, le posso dire uè. Serava, spero che tu stia scherzando, ma ok. Però sì, sono abbastanza convinto che tu stia scherzando. Mi sembrava che a sinistra dell'ascensore... No, sì, a sinistra dell'ascensore ce ne fosse un altro. Mi stavo cacando sotto. E basta, però. Ok, sì, ok. No. No, cosa? No, aspetta, c'è qualcosa che non ho capito, allora. Come, dove cazzo sono finito? Ma scusa, io l'avevo esplorate tutte queste. Ben, cos'è successo? Aiuto. Cosa? Scusa, 2F, 3F. 1F. 3F, 2F. Nell'Other World? Che cazzo è ora? Perché mi fanno due mappe con lo stesso nome? Gesù. Ragazzi, ma guarda, meno male che ci siete, Ben, perché io a quest'ora non ragiono. Stanno ammazzando la mia amica, vero? Sono delle bottiglie di medicina vuote qui. È quello che prendeva Maria. Maria sta male anche adesso. A parte c'è il lucchetto, si vede se si può aprire o no. Però io sono comunque completista, quindi... non riesco a interagire. Mi sono accorto, non avevo ancora notato che l'aspetto dell'ospedale era cambiato. È cambiato l'aspetto dell'ospedale. A me la mappa sembra uguale. Mi sembra di stare vivendo un'esperienza onirica in questo momento. Forse perché, siccome martedì mi devo svegliare presto, per la sera arrivo stanchissimo. Proiettile per pistola. Ampolla. C'è un pezzo di carta per terra. A me sembra più su un lenzuolo. Sono uno scarabocchio. Ehi, c'è scritto sopra qualcosa. È tutto un continuo mano, non c'è nulla. Ah no, aspetta, c'è qualcosa. Lei è un angelo con cosa fate? Che nessuno vede. Solo io posso vedere la dama della porta. Allora, lei è un angelo che nessuno vede. Solo io posso vedere la dama della porta. Loro non possono camminare sul suo ponte di filo. Il peso delle loro colpe li fa cadere. Thank you.
come orridi rigonfi i cadaveri, i loro peccati, lei li divora. Peccati e peccatori, lei mi salva, lei è un angelo. Cos'è, una specie di preghiera? Molto strana. Proviamo ad andare al bagno. Ma quindi ho perso l'accesso. Ma allora? Ah, ma perché sei una persona. Cioè, non sei una persona, sei un dipinto, però. Ecco perché mi sembrava. E di qua posso andare? Sì. Allora, qua secondo me. No! Sarà meglio. E vedi di startene buona. Rinvigorisce le bevande del dolore, di effetto potente. Vabbè, ho talmente tante bevande salutari che per ora non mi serve, però. Facciamo così. Il fucile antifiammiferi dà sempre soddisfazione. Forse quest'altro ascensore serve per tornare al mondo reale quando l'avremo sbloccato. Cioè, perché ora mi hai detto Otherworld, quindi mi viene da dire. Ah, perché Adler è l'altro. Cos'è che diceva la cosa dell'altro? No. Ma quindi come cazzo sono ordinati questi dialoghi? Ah, ma sono circolari. Vabbè, buona. Questo era. Il potenziale per questa malattia è in ognuno di noi. In determinate circostanze, chiunque uomo o donna passerebbe dall'altra parte. Ok, quindi siamo dall'altra parte. Dove si incontrano sogni in realtà. Tutto il gioco sarà intorno al fatto che in realtà quello che per noi è l'Otherworld in realtà è il mondo reale, e il mondo reale è l'Otherworld. Comunque secondo me è tutto un sogno, perché non, cioè, stanno succedendo troppe cose che non hanno senso. In realtà il paziente così malato è lui. È lui il paziente stramalato. Lui è in coma. Ora me ne sto sparando tutte, ragazzi. Lui è in coma. E non so perché abbia accesso a questi documenti. Però vabbè, dettagli. E sta sognando di poter recuperare forse la moglie morta. Tipo, che cazzo ne so, è morta davvero, ma lui si è suicidato, ma non è morto, allora è rimasto in coma. E allora sta sognando questa roba. E questa roba che stiamo leggendo rappresenta il fatto che i dottori stanno cercando di curarlo, ma non riescono. E forse non vogliono nemmeno. Ah, la chiave della scatola, ok, ora ho capito. Era voluto o era un bug? L'avete visto anche voi, spero. L'avete visto anche voi, ragazzi. Cosa state scrivendo?
Se vuoi essere ogni cosa programmabile, se l'Ava diventa C, altro che laboratorio di videogiochi. Lo stato era tipo un ammasso di pixel rosa. No, riguardatelo poi in pasta perché era stranissimo. Ah, ok. Brain dead. Oh! Allora, visto che c'è un punto di salvataggio, grazie Juggernaut, ne approfitto e facciamo ancora 10 minuti e poi smettiamo. Ah, ok, già successo, perfetto. Manca la storeroom, va bene, dai, guardiamole. Sono sicuro saranno chiuse, però. Per il massimo di qualsiasi cosa, il 7. Giusto. Serratura sembra rotta, incredibile. Oh mio Dio, sarà rotta questa serratura? No, non era rotta, attenzione. In 7 più 3. Attila. Ma si gode. Ragazzi, tra l'altro oggi in aula, durante le lezioni di videogame design and programming, ci hanno fatto vedere uno spezzone di Alone in the Dark 2. Io stavo morendo perché mi sembrava di star guardando una roba assurda, ma in realtà era fatta benissimo. Anche senza considerare proprio l'epoca in cui è stato fatto, ma era una figata. Però vi giuro stavo morendo dal ridere. Ah, il professore ci ha raccontato una cosa, perché a un certo punto abbiamo discusso di un tema in realtà interessante, cioè lo scindere la realtà dai giochi. Cioè, se noi giochiamo un gioco da tavolo, tipo Risico, e ci tradiamo, ciò non vuol dire che ci tradiremo nella vita reale, perché il gioco è una simulazione, è un sandbox, un recinto, diciamo, in cui ci si diverte anche a interpretare panni che non sono i nostri, la vita reale è un'altra cosa, quindi bisogna saper scindere le due cose. Lui ci ha raccontato, vabbè, di un episodio in cui una coppia amica, una coppia sposata, amica di un suo amico, ha divorziato dopo che in una partita a Risico uno dei due ha tradito l'altro barra altra durante la partita perché voleva vincere. E poi ha raccontato di questo episodio fuori di testa in cui in World of Warcraft è successo che un giocatore è morto e quelli del suo clan gli hanno fatto un funerale in game, quindi lasciando scoperta la propria base. Gli altri giocatori sapevano di questo funerale e hanno fatto un raid alla loro base saccheggiandoli e poi ammazzando tutti i giocatori che erano al funerale. Che schifo, cioè veramente gli esseri umani talvolta si sanno veramente dimostrare dei cani. Ma queste sono le scale infinite di super. Spero fosse Storilla, guarda. È un gatto? Sa che è un gatto. Comunque, a parte tutto, per ora dai, sono stato bravino, non sono morto tante volte. In 2 secondi di ritardo. Giocatore veri, wow, esatto. Denunce moleste perché non si... Sì, ma quelle sono cavolate. Come fai a considerare quello molestia? È un gioco. E poi, cioè, l'abbiamo fatto tutti su Minecraft per scherzare sui nostri amici. Allora, c'è tutto, 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 così. La pazza Roblox. Dammi 100.000 Robux. 2. Molto su uomo mi ha fatto venire in mente che la morte del doppiatore del soldato è inserito. Oh, una statua, un personaggio in game. Ah! Penso che tu ti riferisca a Team Fortress.
perché avevo sentito qualcosa del genere. Ciao. No, ma cosa fai avanti? Sta fermo. Cosa urli? Grazie. Mamma mia, paura. C'è un pezzo di carta sul letto. Ero rinchiuso nel seminterrato del seminterrato. Era così piccolo e buio e avevo così tanta paura. Ah già, che palle. Alexa, metti una sveglia per domani alle 8 del mattino. Sveglia impostata per domani alle 8 del mattino. Ero rinchiuso nel seminterrato del seminterrato. Era così piccolo e buio e avevo così tanta paura. Ho fatto cadere il mio prezioso anello. Ma mai e poi mai tornerò lì dentro. Bene, ovviamente io ci dovrò andare. Batteria a secco. Ben, per favore ricordami di questa cosa dell'anello nella prossima live, perché me la sarò scordata di sicuro, invece deve essere importante. Proiettili X. Dammi. Ah, ho anche una chiave, ok. Parte della carta da parati è strappata, c'è qualcosa disegnato sotto sul muro. Queste mani stanno cercando qualcosa o sono solamente un segno di dolore? Le macchine si rivolteranno, si ricorderà la tua gentilezza. Non penso. La insulto sempre perché non capisce un cazzo. Cioè mi fa... Cioè io le faccio... A un certo punto va la luce gialla, le faccio: Alexa, ma perché hai la luce gialla? Vuol dire che c'è una nuova notifica. Se vuoi che te la legga, dimmelo. E dico: Alexa, ci sono... quali sono le nuove notifiche? E lei: mi spiace, non lo so. È scema. Cioè, veramente, potessi tornare indietro, chiederei un Google Nest, non questo. Si chiamano Google Nest, credo. No! Madonna, ma mi si è telefragato di nuovo. Bastardi. Che brutto sto rumore. Tre miliardi di cose. Circolato da Alex. Ah, ma il rumore era perché stavo male? Porco Giuda. Ok. Siamo quasi arrivati in fondo, per me, ragazzi. Non si apre nulla. Ok. Peccato, speravo quasi non si aprisse. Dove sono finito? Day room. Ah, c'è anche la rest room. Ah, la provo, va bene. E ovviamente era chiusa. Era chiaro. Questa terra? Apri. C'è la bimba morta. Non si apre. Ci servirà un piede di porco. Niente da fare, la porta è troppo pesante per aprirla da solo.
Ok. Queste che cacchio sono? Mi sembra di essere nella palestra di Artemisio, quello di bianco e nero, la palestra coleottero. Io lì non posso andarci, beh. No. Ci vuole l'aiuto di Maria, può darsi. Perché mi segna in questo modo? Ma non è mica fatta così la stanza, ma che dici? Questo non ha... La mappa non ha capito bene come comportarsi. Va bene, andiamo a salvare, basta. Che è tardi. È tardi ormai. Dov'è che si salvava? Abbiamo visto prima un punto di salvataggio. Piano numero 3. La mappa non è sempre fedele, ok. Ma scusami, ora perché ci siete, ma come fa uno a capire che si trova nell'Otherworld se non con la lore? Primo piano? Vai, mi fido della chat, cosa potrà mai accadere? What might happen? Ah, è vero, c'è anche il primo piano. Buono. Sì, eccolo. Minchia, ma lì c'è una... Ah, mi sembrava un coso del nucleare, ma invece era un'altra roba. È un ventilatore a condotto di ventilazione. Allora, com'era sistema? Spegni. Dovrebbe essere corretto. Oddio! Bellissimo. Guarda cosa so fare. Guarda cosa so fare. Ok, basta. Andiamo a vedere i disegni di Mist. Ok, perché si basava sul fatto che già nel primo passavi in un altro mondo. Cazzo, me lo stai che in realtà mi stai facendo venire voglia di giocare anche il primo. Allora, posso mandare immagini e tu da solo ti fai i tuoi ragionamenti. Manda, io non so che ragionamenti ti posso fare a quest'ora, ma sì. Allora, mettiamo questa. Cosa potrà mai succedere? No, dov'è? Ma che auge è questo? È uno in cui Queen è Spanton, sicuro. Allora, che devo guardare, Mist? Infatti mi ricordavo c'era il salvataggio anche dentro ma per le scale. Ok, allora intanto guardiamo le altre cose. Video di Selava. Proprietà, allora. No, che è successo? Ho sbagliato.
Quando avevo 7-8 anni, oltre a fare il castello con la sabbia, a giocare con il rastrello, a fare le formine, prendevo le pietre, prendevo delle pietrine, delle pietre, una pietra, e la lanciavo nel mare. Ero felice così, per me era un gioco divertente. Io, quando avevo 7-8 anni... Ok, è un po' sus questo video. Era un po' sus. A parte questo. Che mi ha mandato Toreb invece? Va bene, Toreb. Sicuramente potrò dirti qualcosa di interessante riguardo a questo. L'occhio spiritato ha creato le anime di Undertale che influenzano cuore amichevole e cuore oscuro. L'occhio spiritato si è sposato con la pallina a forma di Kirby, non vuol dire nulla ma va bene, che si è messo una corona in testa ed è diventato Mr. Polpo Maxerello. Maxerello, importante. Poi però hanno un figlio che è illegittimo, cioè Ballos, che è morto, vedete, ed è diventato un angelo infatti, e poi ha dato origine alla vita. A questo punto lui, i pezzi di Ballos si sono separati in quelli oscuri e quelli chiari e sono nati personaggi di videogiochi per ogni gusto. E ecco, poi questo invece sono disegni a caso. Poi, beh, vero, sto bravo? Allora, rimetto la musica. Allora. Allora. Ah, ecco, ok, 8 e 29. Minchia, ma ho scelto benissimo sto giro. Oddio, c'ho un vestito stranissimo addosso, non mi metterei mai una roba del genere. Però mi piace la combinazione. Non è una camicia, è una specie di... Cosa cazzo è? Una... No, è una camicia con maniche corte, più o meno. No, perché non ha i bottoni. È una canottiera con colletto. E la cravatta ci sta. Mentre Katemus è vestito da... Come si chiamano? Non mi ricordo il nome. Però ci sta molto bene, secondo me. Le pietre in mare. Le lanciavo cercando di farle rimbalzare. Katemus ci sta molto bene con questo. E poi c'è uno Spanton bellissimo. Siden a Clay. La U di cui si parlava prima, mi sa. Ecco, il medico della peste, sì. Ah, ok, si chiama proprio così. Perfetto, quello. Guarda, ma è contento. Bene, ragazzi. Ho trovato una host veramente strana. Ragazzi, coso bello, dove sei? Maledizione, io l'ammazzo quel ragazzo.
Coso bello? Coso bello, vieni qua subito. Mi sta copiando solamente la V, non il control V. Maledizione. Dai ragazzi, che palle. Come stream morta. Vabbè, tanto era finita uguale. Va bene. Cosa bello. Madonna. Vabbè, lasciamo fare. Qua è tutto dal vostro Katema. Ci vediamo alla prossima. Peace.